Ciao a tutti! Oggi prepareremo la cheesecake brownies. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono, per la base, farina di tipo 00, cacao amaro, zucchero semolato, lievito per dolci, uova, burro fuso e aroma di vaniglia. Per la crema, Philadelphia, mascarpone, panna fresca per dolci, uova, zucchero, amido di mais e aroma di vaniglia. Per la copertura, cioccolato fondente e panna fresca per dolci. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina. Il cacao amaro. Lo zucchero. E il lievito per dolci ed azioniamo il grilli per 20 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro fuso, le uova, pizzico di sale e l'aroma di vaniglia. Ed azioniamo il grilli per 1 minuto a velocità 5. Il composto è pronto, versare in una tortiera del diametro di 24 cm con apertura a cerniera rivestita con carta da forno e lavare e asciugare bene il boccale. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 20 minuti. Nel frattempo preparare la crema. Mettere all'interno del boccale lo zucchero. Ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame. Mettere il mascarpone, il formaggio spalmabile, l'amido di mais, e l'aroma di vaniglia. Ed azioniamo il bimbi per 2 minuti a velocità 3. Togliamo il misurino, azioniamo il bimbi per 1 minuto a velocità 3 e dal foro del coperchio uniremo le uova una alla volta. Aggiungere la panna dal foro del coperchio ed azioniamo il bimbi per 2 minuti a velocità 3 senza misurino.
La crema è pronta, metterla momentaneamente da parte, in frigo. Abbiamo ripreso la base dal forno, adesso verseremo la crema. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 50 minuti. Trascorso il tempo di cottura, lasciare riposare la cheesecake con lo sportello del forno socchiuso per 30 minuti. La torta è cotta, lasciamola raffreddare completamente. Nel frattempo preparare la copertura. Mettere nel boccale il cioccolato fondente. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la panna ed azionare il bimby per 5 minuti, 50 gradi, velocità 3. Versare il composto su tutta la superficie della torta. Riporre in frigo per almeno 2-3 ore. Trascorso il tempo, la torta è pronta, sformare e servire. Cheesecake brownie. Grazie e alla prossima ricetta!